Benvenuti a una nuova puntata di Via Issagreen. Quest'oggi, come potete vedere, ci siamo spostati. Il set di Via Issagreen è approdato ad Alba, alla Fondazione Ferrero. Ebbene sì, perché l'occasione era troppo ghiotta, l'incontro con Guido Arari. Facciamogli un grande applauso. Grazie, grazie, grazie. Benvenuti. L'occasione di questa bellissima mostra che è stata allestita alla Fondazione Ferrero con questi scatti sospesi meravigliosi, Italians, il titolo della mostra. E noi, caro Guido, ti intervistiamo perché tu sei il fotografo da palco, da concerti per antonomasia, quindi a Via Issagreen, che è una trasmissione di musica, non potevamo non sentire e non riassaporare con te i tuoi scatti, no? Sui musicisti. Devo dire che questa rassegna in realtà spazia dagli artisti, ma ci sono anche molti volti di italiani che in qualche modo hanno segnato, stanno segnando la storia, quindi personaggi molto noti del Novecento, del 2000. Avete raccolto questi scatti Italians perché prende spunto dal format di Beppe Severgnini, quindi è un progetto che parte qualche anno fa, vero Guido? Sì, è un progetto che ho iniziato nel 97, quando Beppe Severgnini mi comunicò l'intenzione di realizzare un programma televisivo che si chiamava Italians, in cui avrebbe intervistato una trentina di grandi protagonisti dell'imprenditoria, della scienza, della cultura, del cinema, del design. Quindi non sono VIP, ma sono personaggi... No, Beppe stesso non li vuole definire dei VIP. Sono dei grandi che hanno segnato una strada, e soprattutto in quegli anni 90 l'idea era proprio di, non dico fare un censimento perché è troppo presuntuoso, ma fare il punto sulla situazione di una generazione o più generazioni che stavano andando, come dire, a fine corsa. Quindi finiva il Novecento, ma finivano anche delle esperienze importantissime sotto ogni fronte, cioè la cultura, il costume, e l'arte. Ci danno un'idea anche di come, anche se sono ritratti, di come è cambiata anche un po' la società, no? Sono un po', hanno anche un po' quel taglio, se vogliamo. Ci ricordano il meglio che questo paese ha saputo dare in tempi in cui, insomma, non siamo proprio all'altezza del nostro passato. E infatti questo progetto, che è andato avanti per alcuni anni, poi l'ho, come dire, accantonato perché mi sono dedicato ad altro, ai libri, alle mostre soprattutto, poi l'ho voluto recuperare proprio per quello che stai dicendo, cioè rischiava di diventare un cimitero e comunque una mostra su un periodo che non c'è più. E allora ho cominciato a cercare i giovani, ovviamente non sono ancora personaggi carismatici, per quanto per me lo sono, e quindi ho cominciato a cercare e ho inserito diversi personaggi, da Bebe Dio, che è veramente un motore inesauribile, a Nicolò Govoni, a Zero Calcare, insomma. Quindi la cosa sta ripartendo. In divenire. Sì, tutte le mie mostre sono in progress, come si dice, in divenire, perché è così, cioè io non chiudo mai un progetto. Ci sono anche però dei musicisti, no? Visto, sì. In base a quale criterio hai scelto appunto di privilegiare alcuni musicisti rispetto ad altri? Sì. Miriade di personaggi artistici, musicisti che hai fotografato. Ma da un lato ho privilegiato, brutto dire, usare questa parola, però diciamo che ho scelto innanzitutto quelli che hanno una rilevanza anche internazionale, quindi Zucchero, Pausini, Pavarotti, De André non è conosciutissimo nel mondo, però insomma conta fra i suoi fans David Byrne dei Talking Heads, quindi vuol dire i suoi dischi sono arrivati anche oltreoceano. E poi indiscutibili grandi, cioè Vasco Rossi, Paolo Conte, Ivano Fossati, Mia Martini, Gianna Nannini, Pino Daniele, insomma nel progetto finale nel senso che poi arriveremo a un libro
e a una mostra più grande di questa ce ne saranno anche altre. Tu sei un personaggio estremamente eclettico, sei anche musicista, critico musicale, giornalista. Strimpellatore sono. A un certo punto hai deciso di fare come mestiere il fotografo. Come sei arrivato a scegliere questa come tua attività principale? Al mestiere è una bruttissima parola, perché non lo considero un mestiere, di fatto mi ritengo una specie di cartina di tornasole, cioè io reagisco davanti al mio soggetto, il che vuol dire che non sempre ho una continuità di resa, di stile, di approccio, no? Quindi penso che ogni persona, ogni soggetto sia diverso e meriti un'attenzione diversa, il che poi si traduce, come vedete qui in queste foto, in interpretazioni sempre diverse. Quindi non è un mestiere, è una passione che ho avuto fin da piccolo per la macchina fotografica, per il gusto di conservare una memoria, per non lasciare che tutto svanisca, no? e sia invece guardabile continuamente, sia sempre una fonte di ispirazione. Quindi da ragazzino è cominciato, cioè erano due passioni, quella per la musica e quella per la fotografia, e poi senza neanche tanto ragionamento si sono fuse, nel senso che all'età di 15-16 anni mi sono detto: come faccio a saltare dall'altra parte e a conoscere gli artisti che mi appassionavano? Ho pensato fotografandoli, perché E nella musica che cosa ti ha folgorato? Ma la musica con cui sono cresciuto, io sono cresciuto negli anni 60, e quindi parliamo di un periodo in cui la musica non è stata solo una colonna sonora, come qualche nostalgico la vuol definire, è stata una scuola, è stato il nostro internet. Noi abbiamo conosciuto la pop art attraverso i dischi dei Velvet Underground, i poeti francesi dai Doors, da Bob Dylan, la musica contemporanea attraverso i dischi di Frank Zappa. Cioè la musica ci ha aperto tante finestre in un periodo che è stato incredibilmente formativo e denso di artisti tutti unici nel loro genere. E quindi questa è stata la carica incredibile della musica di quegli anni, e poi la carica si è rigenerata negli anni 70, per esempio pensando al punk o all'arrivo di musiche completamente diverse, il reggae per dire, con figure carismatiche, quindi è sempre stata una fonte di grande informazione soprattutto e stimolazione culturale. Ecco, tu sei uno dei più grandi fotografi a livello mondiale e sei riuscito veramente a fotografare tutti i più grandi tanti personaggi. No, tutti no. Dovrei avere 200 anni. Di storie curiose, di aneddoti, quante cose vorremmo capire da te, cosa sta dietro anche il backstage di ogni foto. Sì. Ma il ritratto per te, cioè qual è un po' la filosofia? Cioè, cosa vuoi carpire? Tu in un'intervista dici: bisogna mettersi a nudo, no? Quindi come girare in un campo nudisti, sia per il fotografo che per i soggetti che intendi intervistare. Quindi questa togliere ogni velo, ogni pudore, magari anche cercare di fare uno scatto a insaputa di quel lato inedito della persona. O creando complicità. Sì. Allora, che cosa... Qual è l'approccio che tu cerchi? Quali sono le difficoltà invece più grosse che incontri anche in questo progetto? Perché sì, in effetti tu hai fotografato personaggi che non sono abituati al palco, magari sì, sono grandi personaggi, ma non vanno a esibirsi. Non sono abituati alla macchina fotografica. Sì. Ma tutto nasce sempre da quando ero ragazzino, avevo questa curiosità di confrontarmi, di conoscere questi artisti. Dico sempre, cercavo di conoscere le persone dietro ai personaggi, quindi non era un'attrazione da fan superficiale, ma come dicevo, per la funzione che ha avuto la musica negli anni della mia adolescenza, per me e per tutta una generazione, anzi più di una generazione, questi artisti
parlo dei musicisti innanzitutto, però parliamo anche di attori, registi, scrittori, sono stati come membri della mia famiglia. Ho ascoltato i dischi dei Beatles, di Dylan, per me erano artisti, sono diventati parte del mio DNA. Quindi c'era era come se li conoscessi già. Quindi quando li ho avuti davanti era un rapporto già attivato, non si doveva cominciare da zero. Molti l'hanno capito, hanno capito che non ero semplicemente un fan, ma che c'era un altro tipo di motivazione. Anche quando sono diventato, tra virgolette, un professionista, quindi avevo dei giornali che mi commissionavano i servizi o case discografiche, io comunque cercavo di far capire al mio soggetto, soprattutto a quelli non musicali, che ero lì per un motivo molto personale, molto preciso. E molti sono stati al gioco e si sono lasciati andare. Molto, come dire, importanza riveste anche per te l'improvvisazione, no? Quindi anche forse nella tua formazione, che è un po' da autodidatta, non hai scelto di seguire una scuola. Non c'erano. E quindi un po' jazzistico questo tuo modo di fotografare. Che cosa ti interessa? Qual è il risultato finale? Qual è la riuscita di una foto in base a quale elemento? Allora, l'improvvisazione è un'esigenza che nasce dal fatto che tu ti puoi documentare, se parliamo di personaggi celebri, no? Ti puoi documentare tantissimo prima di avvicinare Gianni Agnelli o Armani o Battiato, però quando arrivi in presenza del soggetto, non tutto si svolge come tu potevi aspettarti, e allora devi imparare a lasciar perdere tutto quello che ti sei costruito nell'immaginario e prendere quello che il soggetto, consapevolmente o inconsapevolmente, ti offre nel poco tempo che hai. Per cui se hai 5 minuti o un quarto d'ora, non c'è tanto tempo, il nemico, ma va bene lo stesso, nel senso che la mia vita non dipende da quelle foto, quindi sono disposto anche a non ottenere nulla, no, in quel tempo che mi viene dato. E, no, i personaggi più ostici sono stati pochi, magari quelli che lavorano di più con la propria immagine e di conseguenza hanno una rigidità su come farsi ritrarre. Ad esempio, una volta su quattro è stato Giorgio Armani, che mi ha, in verità, mi ha impartito una lezione su come si fotografa Giorgio Armani. Mi ha anche fatto capire due trucchetti. Insegnare un po' ai gatti a arrampicarsi. No, ma perché comunque impari molto. Se fotografi un attore consumato e famosissimo, eccetera, lui sa benissimo qual è la luce che funziona meglio sul suo viso e controlla che luce stai facendo tu e non ti permette di rovinare anche qualcosa. Gina Lollobrigida. Gina Lollobrigida è stata una, Gassman è stato un altro, Mastroianni, i grandi professionisti. E invece di risentirmi ho ascoltato e ho cercato di capire cosa io potessi acquisire per poi sfruttare in altre occasioni. È quello scatto che ritrae De André, ad esempio, sdraiato. E quella è improvvisazione pura. Sì. Lì eravamo nel corso della tournée con la PFM nel 79 e non conoscevo Fabrizio personalmente, l'ho conosciuto in quell'occasione. Lui non mi prestava molta attenzione, era il periodo in cui, insomma, beveva ancora parecchio, quindi non era, insomma, sempre in sé, era molto molto così rilassato, anche perché era nervosissimo, perché era la prima vera tournée col pubblico a bordo palco. Lui in realtà non voleva andare in tournée e quindi si anestetizzava, se vogliamo, in questo senso. E io volevo fare un reportage sul backstage, ma immaginando una tournée rock come altre che avevo già vissuto, e invece era
tutt'altro che una tournée rock con dei backstage che non sono quelli di Beyoncé o di Madonna. Ed eravamo in questo palasport e io correvo, siccome Fabrizio non voleva fare le prove, voleva lasciarle, come dire, alla PFM e poi si aggiungeva all'ultimo per provare la chitarra e la voce, quindi spariva. E allora io stavo un po' con la PFM per fotografare queste prove e poi cercavo Fabrizio, finché un giorno, correndo a destra e a sinistra, me lo sono trovato addormentato contro un termosifone, era inverno, aveva l'influenza, non ne poteva più, l'unico posto caldo era quel termosifone, e ho scattato questa foto e quando l'ha vista alla fine della tournée, quando ci siamo ritrovati per selezionare le foto per la copertina del disco, è rimasto colpito perché era stato fotografatissimo negli anni, ma nessuno... Ma mai così. Tra l'altro tu hai fotografato, cioè hai curato moltissime copertine di album, come dire, che sono nell'immaginario collettivo di tutti, no? Quindi ad esempio quella su Bob Dylan. Sì, un disco, diciamo, dei minori, però sicuramente è un punto d'orgoglio. Poi ancora, ricordali tu. Pino Daniele, tante copertine, Vasco Rossi, Milva, Anna Oxa, insomma sono veramente tante, Bosè, certo, ma, Fossati, tu Fiorella pensi Manoia. Di essere riconoscibile nelle foto che fai e ti piace esserlo? No, io non voglio essere riconoscibile nel senso che credo che, per quello che è il mio approccio che vi ho raccontato, il fotografo non debba essere visto, dovrebbe fare due passi indietro e lasciare la scena al soggetto, e in più non ho mai creduto nel creare una riconoscibilità, cioè avere uno stile, magari usando le luci in un certo modo, dei fondi, la foto di studio piuttosto che la foto ambientata. Le mie foto sono tutte diverse. Quindi non c'è però un'osmosi tra soggetto e fotografo, cioè non si può ritrovare in qualche modo Harari? No, si trova nel senso che magari ci sono delle foto che da un punto di vista statistico posso aver fatto solo io, nel senso che io ho cercato una certa situazione, Lina Vermeulen nella vasca, o Morricone con gli occhiali, Umberto Eco con la tromba, o Fabrizio addormentato. Quelle foto non le ha fatte nessun altro, nel senso che anche dopo che io ho scattato queste foto, non ho visto foto del genere fatte da altri. Una decina di anni fa, ad Alba, dove già avevo trovato la dimensione ideale per realizzare dei libri e concepire anche delle mostre da portare all'esterno, ho deciso di aprire una galleria dedicata all'immaginario musicale, chiamando a raccolta amici fotografi italiani e internazionali, che di fatto hanno creato la storia dell'immaginario musicale. E, piano piano, essendo io attivo in quel periodo già su dei libri, ho pensato di editarli, amando l'oggetto e, diciamo, il processo creativo, dall'impaginazione all'editing e anche alla stampa, ho cominciato a editare i cataloghi delle mostre. Poi la cosa, insomma, si è un po' evoluta, abbiamo cominciato a fare dei libri in tiratura limitata, dei cofanetti, per esempio questo di fotografie di Frank Stefanco, 40 anni di foto dall'epoca di Darkness on the Edge of Town fino a ieri. E poi ho realizzato un libro con 10 anni di foto che avevo scattato a Kate Bush, che è stata una grande soddisfazione, insomma, libri di interesse internazionale, quindi li abbiamo promossi in tutto il mondo. Molto importante questo su Art Kane, sulla famosa foto dei jazzisti
a Harlem del 58, di cui ricorreva il 60° anniversario, e abbiamo realizzato anche un'edizione di pregio. Cristina Rigoni, una fotografa straordinaria che vive in America, frequenta musicisti, abbiamo realizzato un libro sulle mani dei musicisti. Poi una delle più recenti è questa su Pino Daniele, che abbiamo realizzato insieme al figlio Alessandro a Napoli qualche anno fa, e dove c'erano sia foto che oggetti di Pino. Era stato ricreato anche il suo camerino con tutti gli oggetti, i suoi fetici. Che cos'è l'amore? Chi vive al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo. Beh, quanti scatti mi vengono in mente, vorrei parlare di tutti, ma lo scatto su, a Tom Waits? Improvvisazione. Ma con lui ho capito, avendo avuto due occasioni diverse di fotografarlo, che bisognava sostanzialmente aspettare o aiutare a produrre quel minuto di follia, che per lui era un po' una sfida, no? Come dire, se sei bravo lo cogli, no? Io ti do un minuto. E quella foto in cui lo si vede correre col mantello svolazzante, in verità era nata da un evento estemporaneo, cioè io ero stato invitato da un fotografo francese a seguirlo sul suo set in un cortile a Parigi, e il fotografo aveva appeso un fondale di tessuto al muro e aveva l'assistente che reggeva dei flash, parliamo di tanti anni fa, quindi ancora pellicola, macchina analogica, e lui scattava in 35 mm, quindi dovendo poi alla fine del rullino riavvolgerlo prima di mettere un nuovo rullino. E alla fine di questo lì sono rimasto a guardare, per magari imparare anche qualcosa. E alla fine del rullino l'assistente rimase fermo con i flash e il fotografo si mise a riavvolgere, e Waits, impaziente, non ne poteva più, e si girò, vide, cioè notò il fondale, lo strappò dal muro e se lo avvolse, no? Io capii che il mio amico, collega, non poteva sicuramente scattare quello che stava succedendo, mi sono messo a scattare io. Waits notò che quel moto di insofferenza non sarebbe andato sprecato e quindi cominciò a posare per me e poi a correre in questo cortile e io a correre con lui finché facciamo questo scatto meraviglioso, che io non credo che avrei potuto chiedergli di correre col mantello. Adesso sembra scaturire un'immagine di te che però non è proprio quella reale, ossia ti sentivo anche leggendoti, ascoltandoti, che comunque tu hai sempre più guardato il soggetto che la foto, no? Cioè, sì. Se un artista cadeva sul palco, tu non è che ti mettessi a fotografare, no, ma aiutavi l'artista, esatto, no? Quindi esatto. No, è così, il soggetto è la priorità, anche quando hai un giornale, un cliente che ti commissiona il lavoro, perché mi sono trovato in alcune situazioni con dei soggetti, adesso sto pensando degli sportivi o degli imprenditori, a cui il direttore del giornale aveva già dato delle indicazioni sul tipo di foto, sull'idea delle foto, quindi io ero chiamato a realizzarla. E mi trovavo poi di fronte al soggetto senza il direttore del giornale e il soggetto mi diceva: no, io non ho mai accettato di fare una cosa del genere. E allora il mio istinto è sempre stato quello di dire: ok, allora non facciamo niente, ci sediamo, andiamo magari a mangiare qualcosa e lei mi racconta che cosa vuol fare e magari ci vediamo fra un paio di settimane e realizziamo quello che lei veramente si sente di fare. Grande scorno dei direttori, ma io sono sempre stato quindi così. Quindi con molto aplomb, calma. Sì, sì. È quello che ti ha portato anche a trasferirti da Milano ad Alba, no? Quindi prendere sì, la vita ma un po' più con lentezza, senza no, bisogna pazienza. Sì, rispettare le persone, rispettare i tempi che non sono quelli di 5 minuti
cioè in 5 minuti nasce poco, a meno di avere davanti David Bowie, che è perfettamente padrone di sé. Quello scatto meraviglioso di David Bowie, che cosa ci racconta quello scatto che hai fatto? Ma quello in verità non è un ritratto, anche se potrebbe sembrare, è una foto scattata durante uno showcase, un piccolo concerto per la stampa che lui fece al Piper tanti anni fa, con un palco molto basso, per cui insomma ce l'avevamo a un metro e mezzo, era bellissimo. E quindi ovviamente ho scattato a raffica per tutta la durata della presentazione, suonava, poi parlava con i giornalisti, quindi c'era molto, come dire, molto linguaggio del corpo al di là dell'esibizione, no? Quindi c'era la persona e il personaggio. E poi mi sono accorto che ci sono, nel mucchio c'erano diverse foto interessanti, e allora le ho lavorate negli anni, soprattutto preparando questa mostra antologica, cioè ho portato i miei sguardi di 20, 30, 40 anni fa al mio sguardo di oggi. Ecco, e dove ci porta adesso invece il tuo obiettivo? Dove ci porterà? Non lo so, però so che per esempio la Caverna Magica è un progetto in grandissima evoluzione, proprio come spirito del progetto, qualcosa a cui non ero preparato. Un progetto, cioè i ritratti alle persone comuni, ne ho fatti diversi negli anni, però in questa modalità l'ho fatto solo 3 volte, no? Ad Ancona, a Ferrara e a Milano, adesso lo farò ad Alba, però non ero preparato all'approccio delle persone, che scelgono comunque di farsi fotografare da te, quindi vengono già predisposte. Però questa predisposizione le fa, come dire, aprire e raccontare anche la loro intimità. E non sei pronto, questi signori qui la loro intimità non l'hanno assolutamente messa sul piatto. Quindi cambia il rapporto e quindi l'atto fotografico non è più finalizzato a un'iconizzazione, alla creazione di un'icona, ma è finalizzato a qualcosa di molto intimo e personale per il soggetto, e lo diventa ovviamente anche per me. Certo, Guido, quante cose ancora vorremmo scoprire dai tuoi racconti, da questa narrazione che prosegue attraverso i tuoi scatti. Siamo quasi in chiusura, io vorrei ancora scoprire da te se hai instaurato delle amicizie particolari con i soggetti che hai fotografato, o se comunque invece la macchina fotografica è stata un po' un ostacolo, un'intrusa. No, perché come hai citato prima, siamo tutti nudisti, no? Sia i soggetti che i fotografi. Ma allora io ho fotografato Iannacci e Gaber negli anni 80, a partire dagli anni 80, si è creato un bellissimo rapporto, soprattutto con Iannacci, che era un rapporto veramente di grande emotività. Gli altri due, Gaber e Fo, rappresentano più l'aspetto intellettuale dell'artista. Iannacci era proprio l'anima, la pancia, il cuore, insomma era quello. Io sono sempre stato innamorato di tutti e tre, però quello più tenero, quello più vulnerabile, quello più delicato per i temi che affrontava è stato sempre Iannacci. Questa foto è nata a margine di un concerto che Iannacci teneva al Castello Sforzesco a Milano per i suoi 30 anni di carriera, al quale aveva invitato un po' di amici, Abbatantuono, Boldi, Cocchi e altri, e quindi ero stato chiamato a fare la copertina del disco. Avevo montato un set nel retropalco con l'intenzione sì di fare le foto al concerto, ma anche di portare Enzo e gli ospiti. Tra l'altro quel concerto segnava anche il debutto dal vivo del figlio Paolo, e quindi di portare tutti questi amiconi sul fondale
e l'obiettivo era finalmente una volta nella vita li avrò tutti e tre insieme. Gaber, Foy e Annacci. Fantastico. Quindi il grande maestro e i suoi figli, perché li considerava tutti e due dei figli più che dei discepoli. E quindi arrivarono e furono credo 2 o 3 fotogrammi, non di più. Prima con Fo, poi arrivò anche Gaber, Iannacci e Fo, e poi arrivò Gaber e Fo, che amava sempre strafare, si mise a strattonarli e a saltare, e infatti li vedi che insomma, sono felici di essere tutti e tre insieme in uno scatto improvvisato, però è storia. Vengo anch'io. Purtroppo siamo alle battute finali, in chiusura, ma raccontaci ancora, proprio per suggellare questo nostro incontro, qual è la foto a cui sei più affezionato e raccontaci un po' la storia anche che c'è dietro, in chiusura. Ma se devo scegliere una foto tra tutte, scelgo una che insomma mi tocca nel profondo, non tanto per, diciamo, il suo aspetto artistico, ma per l'episodio e il soggetto che racconta. Ed è la foto di Alda Merini, la poetessa che sono riuscito a fotografare nella sua casa sui Navigli, e una volta sola. E non ero preparato, pur avendo letto alcuni libri di poesia, avendo visto interviste, ma non ero preparato all'assalto del suo piccolo appartamento, 2 o 3 stanzette completamente invase di oggetti, trovarobato, ricordi, e in questo salotto, piccolo salottino, c'era un altare creato con foto, manifesti, oggetti, elettrodomestici. E nel bagno c'erano dei copertoni di auto, nella vasca, per terra soldi, cicche di sigarette, sui muri numeri di telefono, versi, appunti scritti col rossetto. In camera da letto gli armadi con tutti i cassetti fuori, una specchiera, e io entrato in questo caos non riuscivo a trovare un focus, no? per le foto, quindi ho scattato, ma mancava qualcosa che sintetizzasse. E a un certo punto arrivò una telefonata e lei si spostò in camera da letto, si sedette sul letto e si mise a parlare. E avevo notato in quel momento che la specchiera era piena di numeri di telefono scritti appunto col rossetto. Allora ho messo una luce mentre lei parlava, ho trovato un'angolazione e ho scattato questa foto, per cui si intuisce il caos, ma non si vede così la degradazione, no? Scattate queste foto, lei mi raccontò il perché di questo caos. Era la dimensione dei 40 anni passati in manicomio, a cui lei non poteva rinunciare, quindi lei doveva vivere nel caos, non poteva far altro. E quindi mi raccontò anche che durante una sua assenza un amico volle farle un favore imbiancandole casa. Quando tornò, per lei fu come morire, aveva perso tutti i suoi riferimenti.